essere tornato il nostro amico Cultura Fisica, perché eravate tutti quanti in sgomento. Infatti è tornato carico, ho cominciato a tirare i calci nel culo a tutti. Bravo Marco. Come potete pensare che io, Marco, anche minimamente si possa scazzare? È stato uno dei primi a sostenere il canale, uno dei primi ad allenarsi col metodo mio, come dicevo io, di fatto. Progressi sulla forza e sulle masse sono stati esagerati, sia Luchino che lui, due all'inizio. Inutile tirare fuori ancora il discorso Meloncelli, perché mi sembra una stronzata, ho già detto quello che dovevo dire. Le regole boss del PL è la linea del femore deve essere ginocchia qua, anca qui, per cui una sorta di 15 gradi, 20 gradi dal pavimento. Quando gira il culo le anche sono più basse dell'ente la ginocchio. Non ho scelte io queste regole, non le ho fatte io queste regole, le avete fatte voi, che con questo sport avete definitivamente ammazzato tutto quello che poteva esserci del bodybuilding, ma di naturale. Ma difatti i culturisti non gliene sbatte un cazzo. Quando lo fanno in modo corretto, fanno secondo tutto il ROM, perché più lattato possibile si recupera anche da tutto il movimento, per non fare un muscolo parzialmente, come lo fate voi quando fate le panche, dove tirate fuori un ROM di 5 cm. Per questo che i vostri petti, le vostre spalle, le vostre forme sono, sembrate i protagonisti di Bam il mostro umano, che è stato eliminato dalla Rai un po' di tempo fa, perché uno più grande sotto, uno più piccolo sopra, poi ci sono quelli che fanno gli anelli, che sembra che sono le bamboline di quelli che fanno il ventriloquo, con le gamboline che penzolano sotto e grossi sopra, alla La Rosa, e poi ci sono quelli invece che sono carri armati sotto e come Godzilla invece. Per dire che cosa? Fatto questo perché te le sei infilate pure tu, le pistiglie in bocca e il lago nel culo. Qui non cambia niente di niente, però vabbè, lasciamolo perdere questo discorso e non lo prenderemo mai più. Prenderemo sempre solo chi non sa insegnare e rompe i coglioni, prende soldi, e mentre una persona e poi aspetteremo, purtroppo aspetteremo con tristezza chi si farà male, perché il ragazzo è massiccio, pesante e probabilmente ha retto questo grosso, ma grosso sforzo tremendo. Sì, ho fatto vedere anche delle persone, tu stronzo che fai il commento, che ha fatto vedere agli osteopati, sì, deficiente, sì, l'ho fatto fare, perché le persone come me, prima di dire una cosa, devono essere sicure. Secondo me era un azzardo per la schiena, non era solo l'esecuzione fatta male. Io non sarei mai salito da quella posizione, ma mai. Ho fatto squat pesantissima in quella posizione, se mi fossi trovato in quella posizione, col cazzo. Per che cosa? Per 34 kg. Dopo ce l'hai più duro. Vabbè, aspettando comunque che inevitabilmente, purtroppo, tristemente, ci sia qualcuno che si fa del male facendo queste coglionate. Una parola sola su Cattivissimi e il fatto che qualcuno dice: Simone, io sono un tuo seguace. No, non sei il mio seguace, io non ne voglio seguaci, non ne voglio di coglioni che agiscono modello schiera poliandri. O sei un mio amico o non lo sei. Un mio amico è una persona che fa commenti come Dio comanda, commenti dove anche se sono tante volte possono essere duri, o per me che possono dare fastidio, tu li elabori e vedi che sono giusti. Prima di diventare amici, io e Undertaker ci siamo belli che presi, ma lui ha fatto capire che il suo non era un discorso, il suo erano come parlare da un fratello più grande a uno più piccolo. Questo mi serve a me, non sono Biagio, followers, follower, poi c'è sempre un follower. Capisci il discorso com'è? Ecco, se l'hai capito ti dico questo, dato che con il mister io suppongo e penso che abbia già fatto delle sue merdate,
ma sicuramente mi vuole vedere, perché lo so io perché sono nato 47 anni fa, mister. Ma secondo te io non so che tu hai mandato qualcuno? Mister, tu sei viscido come la merda, ti stai occupando di rompere il cazzo a categorie che a te ti sembrano inferiori, come le persone anziane, quelli di colore, quelli che non possono dire niente perché sono leggermente disabili. Lo sa la McFitty Ferrara che fai ste merdate? Lo sa che entri e riprendi, lo sa che hai corso un grosso pericolo, corri tuttora legalmente? Lo sai, adesso a parte gli scherzi, dato che voi parlate tutti di querele, questa è una roba pesante, non si può mettere in giro né messaggi, tu stronzo che metti storie mie con miei commenti, non si può mettere, e poi dici ah scusa cancello, no, non si possono mettere né diciamo commenti di altri, se no l'avrei già fatto. A parte che lo posso fare perché ripeto, non ho niente da perdere, ma no, ma i conti in banca, tu non ho un cazzo, io sono inattaccabile. Economicamente voi non potete farmi niente, a querela quando arriva, così va dentro il cesso. Oppure la frollo un po' e la uso quando devo cagare, se no mi graffio il culo. Per quanto riguarda te, abbiamo già parlato mille volte, quando hai detto la frase l'amicizia è sempre stata da una parte sola, lì che mi hai ferito, mi hai fatto male, perché si parlava di salute, sia tua che della tua famiglia, eravamo tutti rimasti male, io per primo che ti scrivevo di notte. Le promesse, le cose, te l'avevo già detto, se non vuoi più avere a che fare con me, siamo lo stesso amici. Ho continuato a tirarle avanti e tirarle più grandi. Però non è un problema, non penso che io voglia avere a che fare con Danzi, non penso proprio, però una cosa la posso fare. Intanto ti posso rispondere al telefono, perché io dai, fratello, il telefono io a te l'ho dato. Qualsiasi cosa, se hai bisogno, non c'è problema. E poi comunque che parleremo un tema, no, di live, di persona, questa è una cosa che io te l'ho promessa. Manca ancora poco. Problemi miei familiari saranno risolti e potrò intraprendere un viaggio in quel di... ci vogliono anche piccioli, uè, sei mica vicino. Comunque, Simone, spero di avere esaudito le tue parole. Quando il tuo amico o questa persona che ti fa piacere, stanno contattando in tanti, ma vedono che non è più affidabile, di conseguenza contattano me per altre storie che sono successe molto gravi sul tubo, adesso non vi posso dire, ma lo dirò. Invece di dedicarsi a prendere tutti quelli che fanno ancora il copia e incolla e col cazzo che ti do la scheda, e ci si preoccupa di rompere i coglioni al povero Cristiano che sta in palestra e che non sta tanto bene, diciamola, mettiamola così, e che lascia andare le corde. Lui si sente bello pieno per il fatto che, non essendo nessuno nel fitness, si possa permettere di fare un po' di visual come fanno i suoi amichetti venditori di altre non so che cosa, di miti, di gente che adesso deve provare una nuova cosa e che sta prendendo le prime truffe, gente che continua a dire non arriva un cazzo, e quando arriva magari vi fate il Nesquik, eh. Comunque il numero di telefono ce l'hai, cattivissimi, ti ho telefonato, no, ci siamo sentiti l'ultima volta, hai mandato dei messaggi da vigliacco, poi hai mandato una risposta dove non solo è stata vigliacca, ma è stata molto, ma molto offensiva. Voleva dire che tutto il tempo passato con te a parlare era tutto un'illusione, c'è un'amicizia da una parte sola. Ma la gente così, non ti dico che effetto mi fa, per cui il numero ce l'hai, ti permetto di chiamarmi ancora e vediamo che cosa hai da dirmi, ok?